poi McKay, naturalmente Leonovicius per completare il quintetto sanseverese contro un Barcellona Pozzo di Gotto, che è una squadra che abbiamo sentito da coach, dal general manager Pallone, che mi ha lavorato sempre in zona d'accatto. Leonovicius non trova lo spazio per la conclusione, la penetrazione, il tiro che va a bersaglio. Ancora Crispin Bucci, la conclusione va a bersaglio, la penetrazione centrale. Mi è parso Vanni che è stato bravissimo, giocatore che è fortissimo, è sotto le plance. Vediamo un'altra penetrazione ancora. Sono anche tra l'altro piuttosto centrali e quindi sulle quali Leonovicius va a bersaglio. Succede ben poco, sia nei tiri da fuori sia si chiude poi a fisarmonica nelle penetrazioni, ecco, come in questo caso Holland però al bersaglio. Siamo riusciti a far canestro, questo va bene. A Barcellona vediamo Holland e poi Aaron Johnson, l'errore, ne approfitta prontamente il pallone per Andrea Ghiacci. Ancora Crispin che va ancora la prima, Holland a segno, molto elementari con pick and roll, dai e vai, quindi con tripla perfetto. Come vedi, il nostro play ha le sue carte da dove il numero 33 è Cardinali, dunque con il numero 33 ex capitano dell'Enel Brindisi. Ancora Barcellona in zona d'attacco, Crispin che è ancora in campo, non è stato studiato lui, ma insomma tira con una facilità davvero pazzesca. Immediatamente la soluzione. Cerca di rispondere con McKay, la cestistica non va a segno e c'è sicuramente qualcosa da rivedere, mentre ancora a segno Daniele Argo, 23-11, manca un minuto e 47 secondi al termine del primo periodo. Holland gioca uno contro tutti, Barcellona si chiama ancora, vediamo uno contro tutti, trova lo spazio per la conclusione completamente italiana. Davvero delle bocche da fuoco molto pericolose. Ecco ancora Sorrentino e poi si prende subito la tripla. Cardinali va a segno, l'ex capitano dell'Enel Brindisi va a subire la stoppata da Acciara, recupera palla con Sorrentino, vediamo ancora il pallone, poi qui insomma la realizzazione Barcellona 30-12. Ancora Sorrentino, altro pick and roll e poi vediamo tutti, la tripla non va, il rimbalzo è San Severo con Holland che viene fermato forse fallosamente, la realizzazione di gol, 2 minuti e 3 secondi da giocare nel corso del secondo quarto prima di andare all'intervallo lungo, ancora un dai e vai. Che cosa fare in attacco? Dall'altra parte forse una eccessiva permissività. Abbiamo fatto un canestro assegno da fuori. Titolo, assegno donato, attacco. Ancora Leonovicius, la tripla, va a segno. Dai pochi centimetri sotto canestro. Poi siamo nelle mani di Holland in attacco. Acrobazia è stata superata. Quella Crispin uno contro uno in controtempo. Vediamo cosa inventa, cosa decide di fare. Il tiro forzato a segno. Bisogna soltanto però trovare adesso soluzioni giuste e non concederle. Bisognerebbe mandare via questo Crispin. Bisognerebbe mandarlo via. È riuscito a mettere l'avversario la tripla, il solito Crispin in palleggio. La tripla. Va a segno Holland. Proprio a voler uscire con i piedi oltre la linea. Un'esperienza un po' troppo fine se ci è consentito questo passaggio, mentre su Crispin non aggiungiamo altro a questo punto, perché io credo che si commenti della Barcellona. Ancora Gennaro Sorrentino che scarica fuori per la
realizzazione di Bonesso. Buone caratteristiche, già messe assieme in così poco tempo, lascia presagire. Con Sorrentino prova la tripla che mette a Bersaglia. La loro delusione probabilmente, ma ripeto, bisogna aver pazienza. Siamo in uno, nel secondo stiamo vedendo questo suo omonimo. La tripla di Perdi, Sorrentino in contropiede contro Chiarello, il fallo sui danni 53 sulla Mazzea, ecco, pick and roll alto e poi la palla scaricata per Cardinale che non falli. Sorrentino che fa lavorare i suoi giocatori, serve palla a Mocavero e Vanificios di andare a schiacciare.